Sai, buongiorno, sono sempre Maurizio Di Stefano, ormai lo sapete, e anche oggi parliamo di differenze tra il karate. Ieri ho detto giapponese, oggi voglio dire il karate più comune, il karate tradizionale di Okinawa. È il campo del quale ora io mi occupo, quindi non me ne vogliano i praticanti di karate moderno. Sia esso Shotokan, Wadoryu, Shitoryu o karate a contatto, il Kyokushin, i derivati del Kyokushin o le scuole di arti marziali e sport da combattimento a contatto che comunque derivano dai cosiddetti Jissen Karate, ad esempio anche il moderno Kudo, che è una bellissima pratica marziale e anche nella sua accezione sportiva molto completa. Non voglio dire che il karate di Okinawa sia il più meglio assai di tutti, intendiamoci. Certo è quello che piace a me, quindi per me è il migliore. Ma al di là delle scelte puramente personali, bisogna tener conto di quelle situazioni obiettive, tra le quali ad esempio quella linguistica. La lingua in un certo senso è una scienza e ogni lingua ha delle regole che noi linguisti lo sappiamo, è bello infrangere. Io l'ho appena fatto per scherzare. Il giapponese anche non ne è esente, ma un conto è conoscere la materia e modificarla. E questo avviene anche nel karate. A certi livelli di maestria, quante modifiche ha subito. Un conto è non conoscere le regole e volere comunque applicare qualche cosa insistendo nella giustezza di ciò che si fa, benché invece si tratti di qualche cosa di profondamente sbagliato. E veniamo quindi a noi, veniamo a parlare delle terminologie ancora una volta. Abbiamo già visto per due volte, accennandolo, come la parola te significhi sì mano, ma anche abilità tecnica. In giapponese, ma un po' in tutte le lingue, se vogliamo, spesso si utilizzano parti del corpo per indicare qualche cosa che però non è così concreto, ma dei concetti. Anche in italiano, se io dico ho occhio per qualcosa, vuol dire che il mio occhio è bravo a notare qualcosa, ma in realtà indica una capacità di giudizio, giusto? In giapponese l'espressione ude o migaku, ude, braccio, questo è il mio braccio, migaku vuol dire strofinare, lucidare, levigare. Levigare, strofinare, lucidare il braccio significa migliorare la propria abilità. E quindi braccio, abilità, mano, capacità manuale, tecnica, in un certo senso arte. Attenzione, non parlo di arte come di arte della pittura o della scrittura, eh? Vedete, alle mie spalle ci sono delle opere d'arte. Ma un'opera d'arte nasce anche dalla base tecnica, così come anche nel karate. Se io voglio fare un bel kata, prima questo kata deve essere ben fatto, che non vuol dire bello da vedere, come se fosse un'espressione solo artistica, giusto? Deve essere un kata efficace. E allora ecco che chi dice la parola budo o bujutsu o bugei, ce ne sono tante in giapponese con tutte piccole sfumature, non andrebbe resa con arte. Anche a me piace parlare di tecnica marziale, bujutsu, jutsu è tecnica, ma preferisco dire arte va bene, arte come arti e mestieri anticamente anche d'Italia, capacità, abilità sviluppata attraverso la pratica. E allora,
Come lo chiamiamo il nostro karate? Sport marziale? Se fate karate sportivo va bene. Arte marziale? È la definizione più generica, forse la più inclusiva di tanti elementi. Tecnica marziale? Perché no? Abilità marziale? Ah sì, anche. Allora il problema è quel marziale, perché oggi i tanti kuchibushi, i guerrieri a parole di internet, insistono col dire: ma marziale riguarda Marte, la guerra. Boh, dov'è Marte nel karate? Non c'è. Ma che ci frega? Cioè, ragazzi, la lingua evolve. Ripeto, io sono un linguista di formazione. Accettiamo il fatto che ci siano delle evoluzioni, come abbiamo detto prima. Le cose cambiano nel tempo. Se si hanno le basi tecniche, cognitive e un po' di sale in zucca per accettare e capire i cambiamenti. Altrimenti, Bu, lo sappiamo, il logogramma Bu significa fermare una lancia. Dovremmo quindi pensare Bujutsu, arte del fermare la lancia, arte di pace. E anche qui ci sono dei discorsi da fare. Il karate non venne mai utilizzato in guerra. Intendiamoci, tutte quelle, sto per dire fregnacce, un'espressione un po' magari dialettale, che ci hanno raccontato in passato sul karate usato per combattere contro i samurai, non è vero. Il karate veniva utilizzato prevalentemente per la difesa personale e per fare a botte nei quartieri di piacere. Ma abbiamo poche testimonianze, aneddoti relativi a karateka che combattessero contro i cattivi samurai giapponesi che occupavano Okinawa. Anche questo storicamente è stato provato che non è vero. Appunto, ci sono alcuni aneddoti, il caso del samurai che tentava di violentare la ragazza e il karateka la difese. Probabilmente sarà anche vero. Ma non è che sti samurai stessero sempre con le armature addosso e quindi certi colpi del karate si usano per passare oltre l'armatura? No, non è così. Vedremo poi un attimino la storia di come i samurai siano stati ad Okinawa dal 1609 al 1867, quindi più o meno per 2 secoli e mezzo. Ma vi pare che in 2 secoli e mezzo gli abitanti di Okinawa, i samurai, non finivano con l'integrarsi? E vi pare che magari qualche maestro di karate non andasse intanto in Giappone a studiare spada prima ancora che Otsuka fondasse il Wado Ryu? Perché è proprio quello che avvenne, ragazzi, ma non tutti lo sanno. E abbiamo le prove, ci sono scuole. Tutto questo per dire che anche quando vogliamo, come ho fatto io nell'altro video, parlare di karate giapponese e karate di Okinawa, in realtà dovremmo parlare di karate di Okinawa classico, karate di Okinawa moderno, karate giapponese prima della seconda guerra mondiale, karate giapponese dopo la seconda guerra mondiale. E poi ci sono tutti i karate attuali, sportivi a contatto, senza contatto, una pletora di karate, non c'è un solo karate. Quindi, tornando alla terminologia, come regola di massima, secondo me, è giusto chiamare il karate un'arte marziale. Bisogna operare dei distinguo nei vari settori, classico, tradizionale, sportivo, moderno. Non avremo mai una sola definizione. Bisogna ricordare che la parola ti, diventata poi te, karate, non significa mano cinese, ma tecnica cinese, e che con il passaggio a karate, con il carattere kara, sora, ku, vuoto, allora si è attribuita la spiegazione di mano vuota, ma non tanto perché il karate si praticasse senza armi, perché il karate le ha le armi, se vogliamo. Era un'accezione filosofica e una semplificazione motivata con la necessità di popolarizzare l'arte di Okinawa anche in Giappone. Detto questo, per oggi vi lascio e proseguiremo la prossima volta ancora con le terminologie e con dei tratti storici. Vi
per qualunque domanda, chiarificazione, dubbio, offese ed improperi vari. Potete contattarmi tranquillamente su Facebook, commentare il video, magari un like, ogni tanto mi fa piacere. Grazie a tutti e alla prossima!